Ne approfitto perché credo sia importante e nonostante sia molto difficile, sia un punto davvero da mantenere, come dicevi tu, questa riduzione dei diritti, ma questo secondo me paragone che abbiamo fatto in un brano dell'altro tutti con questa progressiva diminuzione dei diritti dei migranti con quello che sta succedendo a noi, ed è per questo che secondo me la cosa più difficile da fare ma importante è cercare di separare, cioè, scusatemi, di unire questa separazione, continuare a parlare di migranti, continuare a parlare di noi, e questo è veramente difficile. Noi stessi qui chiaramente parliamo di loro in terza persona, di loro, ma la realtà è che non è così. Laddove si specificano delle misure di polizia per la registrazione dei documenti, lì allo stesso modo noi verremo penalizzati nella nostra vita quotidiana. Laddove a loro non vengono concessi dei diritti fondamentali che potrebbero essere la sanità o la scuola, così a noi in tutta Europa si stanno diminuendo e si stanno privatizzando le università, le scuole, così come la sanità. E allo stesso modo la nostra libertà di movimento, che fino a poco era minimamente garantita, già adesso sta crollando a pezzi, e noi stessi, pur italiani, europei, primo mondo, quello che vogliamo, stiamo vedendo sempre di più diminuite i nostri diritti fondamentali di movimento. Ed è per questo che la sfida sarà nel futuro, in questi laboratori, riuscire a unire queste due componenti per delle lotte che saranno le stesse. Laggiù in Grecia noi abbiamo portato internet e prima ne ho ribadita l'importanza, ma la realtà è che in Europa internet non è un diritto fondamentale. Qualcuno di noi che potrebbe avere questa importanza anche biologica di comunicare, ad oggi non ha un diritto garantito. E allora sarà la sfida riuscire a unire queste battaglie, e laddove si combatte per i loro diritti, si combatte per i diritti di tutti, anche per i nostri. Bene, se scusate. Bene, se non c'è altro da aggiungere, vi ringrazio veramente, perché credo che siamo riusciti questa sera anche a fotografare sia quello che sta accadendo, ma provando a dare anche una lettura complessa, ma provando anche allo stesso tempo di entrare in alcune specificità che vediamo come delle storture, ma anche dei punti deboli che possono essere contrastati, perché di fatto, cioè, dobbiamo provare anche a ragionare attorno al fatto che la narrazione oggi dominante è quella che vede le migrazioni come un problema, cerca in tutti i modi di bloccare l'arrivo, ma al tempo stesso va anche continuamente ribadito che ci sono delle cause ben specifiche perché le migrazioni avvengono, non sono un fatto che non ha delle cause che evidentemente in questo momento non vengono risolte anche alla radice. Ma al tempo stesso sappiamo anche che la libertà di circolazione delle persone deve diventare un diritto, e su questo dobbiamo anche iniziare a ragionare. Di sicuro ci troviamo in una situazione che in questo periodo avrà delle accelerazioni anche inaspettate. L'anno scorso nessuno si aspettava un flusso migratorio così cospicuo, non si aspettavano in molti anche una tale capacità di forzare appunto i confini europei, e anche un'attivazione e una reazione così importante da parte di molti cittadini europei. Quindi credo che dobbiamo continuare a fare un lavoro di monitoraggio, dobbiamo continuare a provare a unire quelli che sono territori diversi, dobbiamo provare a costruire dei nuovi patti anche fra operatori, attivisti. Di fatto un po' è quello che anche ha cercato, come dicevamo prima, Over the Fortress di cercare di fare, cioè, ovvero mettere assieme quelle che sono le nostre competenze, quelle che sono le nostre capacità anche di costruire dei processi assieme, e provare a progressivamente abbattere i muri di questa frontiera, di questa fortezza europea. Io ringrazio tutti quanti che hanno assistito al dibattito, i tecnici che hanno permesso anche la diretta streaming, e
tutti quanti, anche quelli che hanno deciso semplicemente di sostenere la campagna Over the Fortress e le nostre iniziative, magari contribuendo appunto ai crowdfunding e alle raccolte fondi che abbiamo organizzato. Grazie a tutti, buona serata.